Dopo due giornate saltate per causa maltempo, il Lentigione torna sul proprio terreno di gioco a giocare la 17ª giornata di andata del campionato di Serie D Girone D. Affronta quest'oggi la formazione dell'Alcione Milano. Due gare quindi da recuperare per quanto riguarda il Lentigione. 1-2. Fischio dell'arbitro, inizia l'incontro. Remedi e Martino, trequartista Sanà, le punte sono Sala e Formato. Attenzione ancora Manuzzi, la sua conclusione. Non ancora per Remedi, che però tenta di servire ancora il centro. La conclusione con la palla che termina fuori al quinto minuto. C'è la punizione che sta per battere Staiti. Pallone all'interno dell'area, ancora si accende una mischia, ancora il tentativo, la grande parata, tentativo di Formato. Tutto il Lentigione raccolto all'indietro, pallone che spiove morbido, prolungato di testa, la zampata di giocatore dell'Alcione con soldi, apertura per Lattarulo, pallone sul sinistro, suo traversone a scavalcare Iodice, arriva Ricossa, pallone pericolosamente, Staiti che riconquista la palla, propone sulla destra col traversone per Formato, però il pallone recuperato dal portiere. Attenzione a questa azione d'attacco con il pallone sul sinistro di Manuzzi che impegna a terra Sorzi esattamente al 34esimo. La rincorsa laterale breve da parte di Staiti che parte con il suo destro, pallone indirizzato e c'è il gol nelle sette, gran gol di Staiti che ha preso la mira e al 38esimo porta in vantaggio il Lentigione. Cambia un po' il copione dell'incontro, attenzione, pescato molto bene in area Bangal che conclude fuori, in avanti a cercare Sanat, pallone per Sala che si gira bene, termina però sul fondo la sua conclusione al 41esimo. Il risultato sull'1-0 per il Lentigione per effetto del gol segnato al 38esimo da Staiti su calcio di punizione. Questo calcio di punizione che sta per battere al terzo minuto di gioco della ripresa il Lentigione con Staiti, pallone che spiove direttamente tra le braccia e c'è il gol. E c'è il raddoppio del Lentigione al terzo minuto, pasticcio infernale da parte del portiere Novi su questo traversone che sembrava innocuo per un infortunio Aigeman con Casini, fermato, attenzione a questa conclusione e la parata. Tiro era stato di Buali al nono, Formato colpo di testa, ancora con Formato che in fuorigioco però è a Dusa, pallone sul destro, ancora Dusa, il suo tiro con palla che termina in calcio d'angolo, è smarcatissimo Martino sulla destra, ma a Dusa cerca la conclusione che però non impensierisce il portiere che si distende a terra, 17esimo. Tiro della bandierina, pallone a mezza altezza, c'è ancora una mischia che si accende, la conclusione fuori da parte di Sanat al 21esimo. Prima sulla prima rete, perché effettivamente è stata una pennellata in rete che se ne vedono pochi in questa categoria. L'Alcione però non lo vedo così molto. Attenzione, c'è questo tiro da parte di Iodice che trova un gran gol. Gran gol di Iodice, pallone a fil di palo, il giovane 2003 Iodice. Martino servito ancora all'indietro, ancora Martino cerca in verticale il pallone per Sanat, attenzione ancora il conclusione e c'è il gran gol di Sanat da lontano con pallone che si infila, potente e preciso, attenzione ancora a questa azione d'attacco da parte di Ricossa e la parata, la rimessa con le mani per la formazione dell'Alcione e finisce la partita con il rotondo punteggio in favore del Lentigione che batte per 4-0 l'Alcione Milano.